Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo su Sherlock Holmes Crimes and Punishments e questo è un nuovo caso. Siamo al secondo episodio per questo caso, Bagno di Sangue, e ecco le cose che dobbiamo fare. Allora, faccio un recap. È morto un uomo, tale Sir Rodney. Ora, questo Sir Rodney è stato ammazzato in un bagno turco in mezzo a un mare di vapore. Insieme a lui c'erano tre persone. Abbiamo interrogato tutti e tre, ma tutti e tre sembrano fingersi sotto shock. Abbiamo anche fatto un esperimento, abbiamo attivato il vapore nella sala vapore e abbiamo visto che col vapore attivo non si vede un cazzo là dentro, quindi è plausibile che chiunque sia stato l'assassino ha agito senza che gli altri riuscissero a vederlo. Sir Rodney è stato ammazzato con un colpo solo che gli ha perforato un occhio ed è entrato fin dentro il cervello, quindi è morto sul colpo. L'arma del delitto non si è trovata, ma io credo di aver capito dov'è. È nel braciere della sala vapore, sciolto. Il braciere è ad altissima temperatura, quindi se l'arma fosse stata di stagno, per dire, si sarebbe tranquillamente sciolta, rendendosi inidentificabile. Però non riusciamo a prendere quel pezzo di ferro perché la temperatura è troppo elevata, ci serve un arnese per prenderla. Però abbiamo visto che vicino al corpo c'è una macchia di sangue decisamente troppo grande per essere uscita dal foro dell'occhio e poi abbiamo notato che Sir Rodney ha dello sporco sotto le unghie, sembrerebbe del terriccio. Quindi ora come ora dobbiamo andare a Scotland Yard per interrogare i tre sospettati, cioè quelli che erano là dentro con lui, oppure ad analizzare gli effetti personali della vittima e dei testimoni, oppure andiamo a Baker Street, al nostro studio, a fare delle analisi. Però io direi per il momento diamo un'occhiata ancora qui per illustrare la scena del crimine e l'area delle terme. Allora, qui c'è lo spogliatoio e la stanza del vapore. Qui penso ci sia l'uscita, infatti, ma non voglio ancora andare via. Qui? Ah! La stanza del freddo. Si viene qui subito dopo aver fatto la sauna. Ufficio di Sir Rodney Radcliffe. Questo qui è il morto. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Il morto, in effetti, è uno che lavora qui, anzi, e credo sia il proprietario, se non ricordo male. Quella, quanta bella roba. Strumenti archeologici con dei numeri scritti sopra. Tools used by archaeologists. Strumenti utilizzati dagli archeologi durante la loro ricerca. Nulla di particolarmente. Le pinze. Sì, che mi saranno utili le pinze. Esaminiamo il tavolo. Documento. Questa lastra di metallo, oltre ad avere un grande interesse archeologico, sembra appartenere a qualcosa di più grande. Al momento non sono in grado di determinare esattamente di cosa si tratti. Questa lastra sembra molto interessante, però. È stata intagliata una forma nella lastra. Cosa potrebbe servire? Sul tavolo di Sir Rodney vediamo una lettera. Caro amico, vorrei organizzare una conferenza stampa presso le terme di Strand Lane in un prossimo mese. Il 1893 è stato un anno importante per il mio lavoro in Egitto, ma è giunto il momento di concentrarmi sull'archeologia inglese, attirando l'attenzione sui nostri tesori nazionali e rivelandoli al pubblico. Vorrei che una grande quantità di giornalisti fossero presenti a documentare l'avvenimento e pronti a redigere recensioni favorevoli se li trattiamo bene. In occasione di questo evento dovrei rispolverare la mia vecchia amicizia con Lord Blackmore e utilizzare i fondi speciali del Royal Archaeological Institute. Sir Rodney Bentcliffe. Quindi potrebbe essere che i tre tizi che stavano là dentro con lui e ai quali avrebbe offerto successivamente lo spumante fossero giornalisti.
Sono davvero in pochi a non aver sentito parlare di Sir Rodney Bentcliffe. Si tratta di un gentiluomo dotato di ricchezza, notorietà e vigore degno dei più raffinati membri della sua stirpe, tanto diffusa in Inghilterra. Il suo intelletto è pari al suo fascino, a giudicare dalle affermazioni delle giovani fanciulle dell'aristocrazia europea. Possiede importanti contatti all'interno della Camera dei Lord e ha una certa influenza nel mondo politico. Alcuni potrebbero definirlo spietato e autoritario, ma noi preferiamo affermare che Sir Rodney è determinato e ambizioso. La sua presenza in un sito archeologico è sinonimo di successo per tutte le persone coinvolte. Questo è un articolo di giornale. Il Times scrive: miracolosa riapertura degli scavi alle terme romane di Strand Lane. I lavori di ricerca stavano per essere interrotti quando è intervenuto Sir Rodney Bentcliffe a salvare la situazione. Sir Rodney ha assunto il controllo immediato degli scavi, affermando che il sito custodisce la chiave di un grande mistero, forse quella placchetta di merda. Promettiamo di aggiornare i nostri lettori con emozionanti notizie sui prossimi sviluppi. Io tornerei un attimino nel sudatorium lì e userei le nostre pinze per afferrare quell'oggetto del cavolo. Eh sì. Oh, bravo Holmes. Dovrei analizzare il metallo fuso. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Ok, praticamente non possiamo procedere oltre. Diamo un'occhiata a questi. Queste pietre pesano tonnellate, non possiamo spostarle. Non importa se la nostra indagine lo richiederà, chiederemo che vengano rimosse. In effetti abbiamo già rischiato di morire due volte da quando è iniziato questo caso. E la cosa è molto divertente. Le chiavi della sala vapore che abbiamo trovato nel sangue di Sir Rodney. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory ha dato a me. So, this morning, così questa mattina ha aperto la sala vapore e dopo ho messo la chiave nella mia scrivania, ma quando loro hanno chiamato non l'ho più trovata, era scomparsa. Non so dove sia. Did you leave the baths at any time or receive any visitors? No, sir, I did not. Ciccio, se hai aperto alle 6:30, so che alle 7:30 sei andato alle poste. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning and you went to the post office where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you? No, I. The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday. And she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Chi ha portato lo champagne? There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Questo non ha fatto neanche caso che ci fosse dello champagne. Ok. Trova l'arma scomparsa. Io direi che a questo punto possiamo andarcene a Baker Street, ovvero al nostro covo, perché da lì
Dovremmo riuscire a esaminare tutti questi pezzi. Perché vado prima a Baker Street e non a Scotland Yard? Perché non mi sembra corretto andare a torchiare quei tre tizi se prima non ho fatto dei controlli incrociati con le cose che ho. Allora, al momento abbiamo lo champagne e l'arrivo di Sir Rodney che ha salvato gli scavi archeologici alle terme. Nello spogliatoio sono stati trovati una bottiglia di champagne e un secchiello con del ghiaccio. Vabbè, per il momento non possiamo collegare nulla, dai. Abbiamo ancora troppo poco in mano. Allora, dovremmo dare un'occhiatina ai nostri campioni. E infatti ho azzeccato. Tavolo dell'analisi. Analizza sporcizie. Io partirei dal metallo. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but sembra argento, ma devo esserne certo. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees. 900 gradi fonde l'argento. Confrontiamo questo campione con una moneta d'argento utilizzando l'acido. Se cambia colore e coincide con la reazione di una moneta, si tratta di argento, giustamente. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. Va bene. Che figata. Allora, mettiamo un po' di acido qui. Un po' di acido sulla monetina. È argento. The same red stain. It is silver. Argento di Britannia, silver quality. Analizziamo la sporcizia sotto le dita. Che cavolo è? Pirite, conosciuta anche come l'oro degli stolti. Selenite. Particelle di argilla bianca. Interessante, in base al colore e alla composizione deduco che questo campione sia di argilla bianca. Now, ora devo scoprire quale area vicino a Londra proviene. White London Clay. Il campione di sporcizia proviene dalla regione londinese dell'argilla bianca situata vicino alla città di St. Albans. Analizza sangue. Campione di sangue. Let us analyze this blood sample. Allora, let us see what is inside. Vediamo cosa c'è all'interno. L'acqua ossigenata porterà in superficie gli elementi estranei. I must take a pipette and devo prendere una pipetta e versare alcune gocce di acqua ossigenata. Let us see what is inside it. Mettiamo un po' di acqua ossigenata nella pipetta e là. Non si vede una sega. Là. Ho capito, dai. Questa è la volta buona. Water. Acqua. Questo sangue è diluito con molta acqua. Ok. Il sangue sembrava così tanto perché è diluito con acqua. Mi chiedo sempre cosa le passi per la mente, Holmes. Vediamo un po', si è aggiornata la nostra lista delle cose da fare. Trova l'arma scomparsa, che credo sia d'argento. I sospetti si trovano a Scotland Yard. Gli effetti personali della vittima e dei testimoni sono pronti per l'analisi a Scotland Yard. Va bene ragazzi, il caso si infittisce. Facciamo un breve recap all'inizio del prossimo episodio. Lo faccio perché così non perdete il filo, perché non so quando uscirà. E noi ci vediamo al prossimo gameplay.